Ma se io invado i campi non succede niente, posso? C'è la recinzione. Il fil di ferro, il filo spinato. Cosa fa? Guarda che puoi passare di qui a dritto, Marzio. Non riesco a ecco. Va bene. Torno a fare il mio lavoro, allora. Che faccio punta di non aver. Ho portato a termine un incarico senza quasi generare problemi. Da panico. Perché è un bravo ragazzo, perché. Perché è un po' un azzo. È un po' un azzo. Un azzo. Ah, un azzo. Caro il mio conazzo, al 68esimo conazzo, coglionazzo. Se permette, farei un tiro io. Vai. No, 8, oh, 12, segni. Segni, coglionazzo. Scusi, ragioniere, scusi. Filotto reale. Corin terzo. Quella scena lì è stata girata un sacco di volte. Sì, perché il hanno chiamato il campione mondiale, mi sembra. E non riusciva a fare un colpo, cosa dice? Sono dei colpi difficili. E te ne escono uno su un milione. Cosa fa? Cosa fa? Mi si era detto che poteva attraversare serenamente i campi. Ok, però che cazzo, eh? Ma perché questo sarebbe il nostro, no? No, per fortuna non lo è. No, perché avessi distrutto tutto. Ma pare che almeno così se... Il nostro è 2, è il numero 2. Ah. Che è lì vicino, tra l'altro. Ok. Numero 2. Bella donna, mamma mia, bello, Luca Toni. Da quello ci sto lontano, allora, per un sapere. Luca Toni, Peroni. Per me, bam bam. Sono con la gran cassa, che è fantastico. Che quello con la panza e la gran cassa è. Bam, troppo. Donna, che trash, incredibile. Catoni, simulazioni. Campioni Ducatoni. Piazza speciale. Grappa speciale. Ballo io del primo. Tipo tortellini, era... cappuccini, colmatini, Luca sei per me. Bam bam numero uno. Che cosa tremenda. Forze vongole. E sti ca... E ste cozze? Cosa? Le cuozze. Woods. Perché a Napoli si dice i cuozzo? I cuozzo, ragazzi, sarebbe una figura mitologica. Metà truzzo e metà... Bello. Metà gabber e metà truzzo. Cosa tremenda. Che va in giro con un'auto truccatissima e si mette la musica a tutto volume di Mario Merlo. Insomma, va bene. Signore, figlio, sai che sono pezzi con la mano. Praticamente un coglione. Uno che ama buona musica. Allora, io ero convinto di dover andare al campo 25, ma non è quello. Ah, come? Attenzione. C'è il numeretto. Il 24. Ok. Ho risolto un problema. Da solo. Pa 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 pa
Ah, Gennaro. Che forte quella, la sigla della 20th Century Fox cantata all'improvviso da Homer Simpson. Troppo. Cos'era il primo film dei Simpson? Non il secondo. Sì, era Ralph che la canta, no? No, Homer. Che è dentro il simbolo della 20th Century Fox. Non è Homer. Mamma mia. La famosa volpe del XX secolo. Cioè. 20th Century Fox. Poi c'è Paolo Fox, che è un'altra cosa. No, vabbè, quello fa la stronzitudine. L'hai preso il calendario e l'oroscopo di Paolo Fox del 2022? Sì, sì. Me lo prendi, papà? No. Con cazzo. No. Con casco. Metti il casco. Cristiano. Metti il casco. Sei morto. Sei morto. Cristiano, sei morto. Gigi, ma che sei? No. No. Gigi, ma che sei? So se conosci Marzio Highlander DJ, vattela a vedere perché fa della roba, cioè. No, mi devo acculturare. Praticamente fa rivisita le canzoni famose, più o meno famose, con i personaggi del trash italiano, cioè fantastico. E ce ne sono anche politici, tipo quella del Pam Pam con, non so, con quella che fa 118. Cioè. Devo acculturare. Sì. Poi c'è Antonio Conte. Vabbè, l'ex presidente del consiglio. Sì. Che fa. Che canta anche Gerusalemme. Bello. Gerusalemme, dammi la forza per scrivere nuove misure anti-Covid. Dico, c'è quella che già ce n'è di Covid. Sì, sì, quella del mio ignorare l'ho sentita anche. Sì, sì, sì. Non ce n'è di Covid. Non ce n'è. E te credo, sono morti tutti. Posso dire una cosa bruttissima? A sta gente ci viene mania. Eh? A sta gente non ci viene mania. Più è cogliona, più. Ecco qual è la cura per il Covid. L'anticoglionismo. No. No. Bisogna il fare. Coglionismo. Okay. Esatto. Bisogna fare i gnoni. Detto aglioni. Ecco qual è il loro segreto. Siccome sono coglioni, vengono immuni subito a tutto. Esatto. Ah, vabbè. Allora siamo stronzi. Fao stronzo. In questi casi lo facciamo. Ne va della nostra vita. Ahí va. Un fao stronzo. Che lagatina. Sì, perché sono andato sul menu. Ma come cazzo è possibile che tu vai in un menu? Cioè uno di noi nel muro del bug, ma che è? Ma è FMA. Ma che è sta sto? Ma laggata anche a me. Sta cafonata. Signora Gian, che vogliamo fare? A me la Gian. No, com'è? tipo. Paparazzi, quando c'è Biscardi e Mosca che si prendono. Sai cosa mi ha detto Biscardi? Che a me di Mosca non me ne fotto un cazzo.
No, no, no. No, ma ha sfasciato la macchina, no. Il pendolino, il pendolino. Maradona torna al Napoli. Azz. Minchia. Allora, ho appena appurato che se io investo un pedone con il trattore, ci passo questo o mi compenetra o si vanca. Ah, benissimo. Questi sono studi, ragazzi, scientifici che stiamo facendo. Mentre trasporto le balle, conduco questo tipo di esperienza. Esatto. E sta arrivando Marzio sulla strada. Attenzione. Numero. Parkour. Prossima live, ragazzi, la facciamo su F4. Perché no? Devi andare così a zigzag, Marzio Cristo? Esperimento. In questo momento ti confesso che lo stavo facendo solo per il gusto di rompere le scatole. Ah, attenzione. Pagherai con la tua stessa vita. Tale onta. Guarda, ad esempio, era un bellissimo divertimento di faccia, non so, mio compare. Iniziamo con le pompe. Nell'ultima puntata dei Player Inside dei bug, Stefano ha mandato 3 bug, li ha messi tutti e 3. Tutti e 3. Uno su Jurassic World Evolution, bellissimo. Oh. Sì, quello l'ho visto anch'io, che delle volte fanno cose molto strane. Sì. Stava trasportando un come si chiama? Il lapatosauro. Io lo chiamo collo lungo. È la patosauro, sì, sì. Da recinta a quell'altro sembrava Venom, poi quando l'ha messo giù è tornato normale. Vero. Ecco, quello lì è un nostro amico. Ah, che ma su cosa Player Inside? Sì. Quei due ragazzi. Sì. Cioè un ragazzo e una ragazza. Sì, sono marito e moglie, sono quadri loro. Ah, insomma, io mi sembra di sì. Sì, l'ho visto qualche volta. Sì, sì, sì. Sono bravo. Molto, molto. Allora, tu hai detto che devo portare questo. Hanno spacchettato la PS5. Ah, non l'hanno lanciato. La GS5. Bella. Che praticamente è la PS5 cinese. Farlocca. Mazzo, hai mai sentito parlare della PlayStation? PlayStation. L'ho sentito parlare in qualche video, però ancora che. Hai presente negli anni 90 si vendevano a prezzi stracciati 10-15 euro la console che ti dava due pad, un sacco di giochi integrati già installati nella console? Sì, quello. Sì. Quella è la PlayStation. Che è la copia tarocca, praticamente. Esatto. Di... Io c'avevo il Super Nintendo. Mamma mia, che bello. Quello l'ho sentita tante volte parlare. Sì. Allora, io devo vedere il coso commerciale qua. Dov'è? Marzio, che hai fatto? Sto scaricando le balle in autonomia. Queste balle. Io dico che stai sbagliando posto. Tu dici? Come sbagliando posto? Che è quello dell'altra volta. Concessionario. Scusa. Io vedo una freccia vicino al treno che è passato. Te dove sei, Luigi? Scusa. Io sto a campo. Oh, 9. No, 9, aspetta. Non cazzo, stavo. Non discuto sì. La tua omniscienza. E stavo andando. No, allora è Luigi che si è sbagliato. Va bene. Dove devo andare? Aspetta, io. Dall'altra parte esatta. Ah, no, vicino, bene, vicino a lui? Credo. Vicino a campo. No! Aspetta. Che è successo? Ah, no, allora.
Allora, no, scusate, facevo, ragionavo su altro. Non prendete, non riscattate la missione sul 24, perché probabilmente Marzio, quanto c'è da cogliere ancora? È ancora un po' poco. Okay. Allora continua a coglierle e poi quando le hai colte tutte si riscatta, perché se no non... Allora io devo andare. Si perde dei soldi, via, insomma. Allora, a campo 9 ero io. Supermercato, il supermercato si trova... Dov'è il 19? Dov'è il punto esclamativo accanto al 19? Accanto al 19. Ah, qua, ok, perfetto. Io qui l'ho colta tutta la vena. Concessionario, LV. Io c'avevo sempre due viaggi. Due viaggi? Io caio. Sei sicuro se due viaggi, Allora, non è che c'ho tanto l'occhio su questo. Allora, intanto che stanno finendo loro, guardiamo un po' cosa possiamo mettere. Allora, abbiamo detto o gli animali o cominciare a prendere qualcosa per la viticoltura. Allora, la macchina per vendemmiare, ragazzi, costa veramente troppo. Costa 242.000, cioè... Cazzo! Però, cazzo di cane. Per dire, possiamo prendere magari ciò che è di contorno, diciamo, per dire. Ci sarebbe la... l'irroratrice, ci sarebbe la, la macchina per potare la vite, che poi quando sarà il momento va potata, quindi Marzio con le forbicine, ci penso io, con le forbicine piano proprio al basso. Allora questo si può prendere in realtà col cappellino in testa e poi... la maglia un po' rotta addosso, assolutamente. E poi servirebbe anche una trinciatrice, in realtà, per segare l'erba fra i filari. Attenzione con le sighe, che si sentono da ciechi. Eccoci, posto. Benissimo. Poi in realtà ho visto che al campo nostro ci ha detto che servono i rulli, il rullo addirittura. È la prima volta lo sento di... Però... Il rullo? Sì. Campo nostro va rullato. So che è stranadissima, va rullato. Non se lo fumi, allora, intanto sul campo nostro ci va fatto quel lavoro che abbiamo detto, ossia va sia passato l'erbicida che il concime. Allora, serve un trattore da vigneto, perché serve, signore, mi faccia passare. Sarebbe questo Landini, che insomma, dai, Landini rievoca, anzi, esatto, io direi di andarci a prendere questo Landini, tanto allora questo ha può arrivare a 112 cavalli. Vediamo un po', qui non dà cavalleria, quindi diciamo che... Deve entrare de culo. Diciamo che ci può stare. Sarà un investimento ora non così oneroso, però un pochino, diciamo, andrà via di budget. Vabbè. Allora, questo Landini, che è veramente bellino, bellino... con gli attacchi davanti e dietro, direi proprio di sì. E niente, quindi questo preso, poi questa per la potatura, ok, questo per l'irrorazione, e ci prendiamo anche un carrellino. Ora io penso che 6 metri cubi a noi ci basti. Primo carico di avena andato. Io penso che 6 metri cubi a noi per 3 filari. Voglio. Per ora. Ora ne metteremo altre, però.
Contratto sul campo, no? Ok. No, no, non fare niente, ancora devo raccogliere. Ah, ok, ah già c'è là, sì. Ok, allora, poi noi abbiamo preso tutto. Lo porto no? sempre qui, quello poi che rimane? Sì, abbiamo preso tutto. E dicevo? No, no, vendi tutto al... laggiù. Ok. Allora, c'è rimasto un po' di soldi ancora. Ci è rimasto un po' di soldi. Pagagli e... la tredicesima a Marzio. Parte pagare Marzio, ovviamente. Quello ci rifaremo dopo. Internos. Io sto ancora lavorando. Cosa manca in realtà a noi? Allora, il silos non lo metterei perché per ora abbiamo un campo e non ha senso. No. Vi dico la verità. Ora, dice che ci vuole questi rulli, ma io questi rulli... Ah, la trinciatrice, giusto? Ma questa io penso che dopo due o tre campi possiamo da prendere... Da un metro... trinciatrice da un metro, va tanto... I filari sono stretti, quindi prendiamo anche la trincia. Ok. Che volevo fare? Sali. Ah, ok. Dobbiamo mettere qualcosa per metterci dei veicoli là sopra. Date bellina. Prendi qualcosa dove ci si parcheggi bene. non è così immediato. Allora, tanto torniamo qui. Allora, ci vuole. Allora, costruzione. Serve un capannone. Purtroppo io devo mettere questi qui, garage aperti, quelli piccini. Tanto, ascolta, è tutta roba piccola, quindi in realtà non dovreste aver problemi. Allora, io questo però mi garbava metterlo qui. Però il problema è che qui non me lo fa mettere. Non me lo fa mettere. Perché non me lo fa mettere? Io ho raccolto tutte le palle. Ok, portale laggiù a vendere. Ma non vedo più il punto esclamativo. È perché è finita la missione, ma te lo ricordi dov'è? Sì. Allora, il garage lo mettiamo di fronte al vigneto. Mettiamo qui. Ce la fai? Sì. L'ho messo. Ok. Vediamo un po' quanto ricaviamo da mietiture e cavoli vari. Comunque, ma che ha fatto questo? Cominciamo. Abbiamo un problema, amico mio. Praticamente la missione è scomparsa. Cioè, tutto quello che c'era da raccogliere ancora non c'è più. Allora lo leva praticamente quando ho finito la missione. L'hai riscattata o no? No, non riscattata, cioè, ma qui il campo non c'è niente. Il campo non c'è niente, no. L'ho già raccolta io, è dentro la trebbia. Ah, ok. No, non ho visto niente, quindi ho detto... Com'è? Ho fatto chiappare un colpo. È pure a me, figurati a me. E avevo lasciato la mia trebbia lì sul grano. Vabbè. Allora, intanto poi Marzio verrà a vedere cosa gli ho comprato, perché... Oh, sì, sì, il regalo di Natale, il posticipo. Sì, ma sono contento, uguale, anche se è un posticipo. Guarda, l'importante è che io riesca a liberarmi di queste palle qui, a costo di gettarle nel fiume. Vuoi una mano? Sono abbastanza sicuro di dove sia quell'affare, semmai
campo, esatto, lì, esatto, ci sei quasi. Ok. Allora, io nel frattempo mando Gervasio a trasportare questo. No, mi dia il trattorino, grazie. Crea lavoro. Supermercato che sta qua. Vai a... No! Cioè... No, vabbè. Poi vatti a rivedere la live, Luigi. Il che è successo. Che è successo? Cioè, una macchina mi ha tamponato, mi ha fatto volare. Ah, sì? Cioè... Io ho sbagliato qua. Gervasio, dov'è? Missione completata. Perfetto. Bravo. E bam. Vai a... 47.000. Perfetto. Perfetto. Inizia il lavoro. Sta andando? Non è andato. Perché? Oh, crea lavoro. Allora, poi portiamo l'atomizzatore e... Vai a... Il potatore. Qua. Oh. Inizia lavoro. Lavorando al bersaglio inaspettabile, lavorando al bersaglio inaggiungibile. Come bersaglio inaggiungibile? Scusami, Porca putina. Marzio riporta pure la roba qui, eh? Eh sì. Allora. Pasquale. Vai qua, da. Inizia il lavoro. No, non te lo fa perché probabilmente c'è... C'è che qualcosa c'è? Che lo blocca. Aspetta, non è che sono io... Aspetta, Ok, vediamo un po'. Perché il trattore va meglio sulla strada che necca? Oh. Praticamente aveva... Poi... Il lavoro ha smesso di trovare il lavoro. No, non va. Perché non va? Vaffanculo, lavora. Vediamo un'altra volta. Allora, c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. C'è qual quadra. Che non cosa. No, niente, non va. Non va, perché? Allora. Fai prima a portarcelo. Sì. Io volevo andare lì, poi però prima volevo andare a portare il... Vabbè, signor Coso, aspettami al campo 19, va. Lo fai? Stai andando? Ma che cazzo fa? Nulla. Ma tu sei scemo. A me aveva selezionato la Militrebbio. La Militrice. Invece no. Io devo selezionare questo. Mi vai qua gentilmente? Testa di cefalo? Prosciutto di cefalo. Vai? Oh, mortai tua. E dei tu non. Sant'Ambrogio. Vai. Io. Sta andando? È andato? Perfetto. Gerusalemme. Ok, ultimo pezzo dal negozio, stiamo tornando. Merde. Io sto portando... C'è un'altra mietitura da fare? Ce n'è altre due in realtà. Ok, allora mi segno... Sì, appena... No, prima
Facciamone una alla volta, riscattiamone una alla volta. Ah, tu dici per... Ah, poi il campo principale nel frattempo, dai.